Obbligo di ritiro del mastello dopo lo svuotamento, lo si legge nell'ordinanza dell'amministrazione comunale emessa venerdì 3 novembre, un provvedimento che mira a migliorare il decoro urbano e regolamentare l'uso delle rastrelliere e le modalità di conferimento dei contenitori della raccolta differenziata. L'ordinanza prevede multe che vanno dai 25 ai 500 euro. In merito alle parole di Simone Cretella, assessore all'ambiente al Comune di Campobasso. Un provvedimento che si è reso necessario per disciplinare l'utilizzo del mastello, che normalmente utilizzato per la raccolta differenziata, che viene dato in comodato al cittadino, che deve però utilizzarlo nei modi previsti, ovvero esporre il mastello da svuotare nell'orario e nei giorni previsti, ovviamente, e dopo le operazioni di svuotamento da parte degli operatori della SEA, il mastello almeno entro le 24 ore, non si chiede di ritirarlo dopo 10 minuti, però entro le 24 ore deve essere tolto e lasciata libera la rastrelliera, o per ospitare il nuovo mastello, che ovviamente con un'altra tipologia di rifiuto, ma anche per sgomberare gli spazi, perché purtroppo abbiamo riscontrato che la cattiva abitudine di molti di lasciare i mastelli o nelle rastrelliere o a terra, sul suolo, sui marciapiedi, chiaramente crea problemi anche di mobilità, sia per i pedoni, ma anche per gli automobilisti, ma anche e soprattutto di decoro. L'abbiamo visto in questi giorni col forte vento, i mastelli hanno un po' svolazzato dappertutto, quindi bisogna entrare nell'ottica che il mastello lo si espone nel giorno previsto e a termine svuotamento va ritirato, lasciando liberi gli spazi pubblici.